Alla fine, dunque, è arrivata la tanto agognata salvezza diretta sul campo. La Regina ha pareggiato a Vicenza ed ha realizzato l'obiettivo della giornata, che poi è stato, era alla fine l'obiettivo del campionato. Forse si era partiti con altre idee, forse si era pensato di poter fare cose diverse, forse queste cose diverse non era possibile farle sulla base dell'organico Amaranto. Ci ha provato Davide Dionigi, con molta sfortuna, ha concluso il lavoro Pillon, che ha saputo realizzare l'obiettivo assegnatogli dal presidente Foti. Cosa dire della partita di ieri? Il Vicenza ha fatto il suo compito, come ha detto Dal Canto, lo ha fatto come lo sa fare, cioè non sapendo costruire gioco. Questo è anche il motivo per cui ha detto Dal Canto, che ha risposto per Reggio nel Pallone a una mia domanda, la squadra è fatta per giocare fuori casa, per questo abbiamo vinto molto fuori casa, perché è fatta per velocizzare con Semioli, con i suoi veloci, con le sue veloci ripartenze, ma non è capace di costruire gioco quando la squadra avversaria è posizionata. Pillon ha avuto negli spogliatoi molto rammarico, voi forse tramite Radio Turing avete ascoltato le sue parole, ma vi posso dire che era un Pillon il cui volto sprizzava la soddisfazione per aver raggiunto l'obiettivo, per aver vendicato quelle quattro partite di Serie A con il licenziamento, lo ha vendicato con un grande risultato, la permanenza in B alla vigilia del campionato che segnerà i 100 anni della Regina. E a proposito di questi 100 anni, il presidente Foti è stato molto espressivo al microfono di Rocco Musolino. Bisogna fare un grande programma per l'anno del centenario, vedremo, perché i grandi programmi si fanno con la volontà, e il presidente ha mostrato di averla, ma poi ci vogliono due cose fondamentali: finanziamento e organizzazione. La Regina non ha giocato molte ripartenze ieri, perché a un certo punto addirittura la difesa del Vicenza, i tre di difesa del Vicenza erano nel semicerchio della metà campo Regina, come posizione altissima di difesa. Ma Gerardi, Campagnacci e Di Michele non sono riusciti ad azionare il contropiede, io lo chiamo a volte ancora così perché io sono uno che parla più di contropiede che di ripartenze. Ma quell'assetto difensivo senza Svarioni ha funzionato. A proposito di Svarioni, io non so quanti al 94esimo a Reggio e un po' sparsi per tutta Italia con Sky siano svenuti. Io quando ho visto Bergamelli lisciare un giocatore del Vicenza essere solo davanti a Baiocco, ho chiuso gli occhi e non ho più guardato. Ho visto, per fortuna, quando li ho riaperti, che il pallone non era in rete, e questo ha riscattato totalmente il campionato di Baiocco, che era partito magari non molto bene, ma in effetti ha fatto un grande girone di ritorno e ha lasciato ieri salva la sua porta, quando tenerla salva ha significato togliere l'imbarazzo dei play-out. I play-out, non sono sicuro che la Regina demoralizzata ai play-out avrebbe potuto ottenere la salvezza. Ieri a Vicenza erano tutti convinti che questa Regina fosse battibile, e lo erano i tifosi e lo era la stampa. A proposito dei tifosi, sono entrati in tribuna, nella tribuna di fronte a quella dove eravamo noi, sono entrati i tifosi che normalmente occupavano la curva, perché il prefetto, dovete sapere, a un certo punto ha parlato in nome dell'ordine pubblico e, permettetemi il termine inglese, e ha sputtanato la Lega, perché vedete, il regolamento prevede che si possa squalificare un settore, ma quando si squalifica un settore poi bisogna rendere impossibile la presenza di quei tifosi, di tutto il settore, in altre parti del campo.
Ma i tifosi del Vicenza cosa hanno fatto? Una cosa molto semplice, hanno detto per quei 4-5 scalmanati che hanno fatto tutto quel casino, noi vogliamo vedere la partita, se non vediamo la partita noi facciamo turbolenza attorno allo stadio. E allora il prefetto, giustamente, il prefetto non guarda il campo, non guarda il risultato, guarda la sicurezza, e la sicurezza di Vicenza già con la quasi inondazione era già stata messa a dura prova nei giorni precedenti. Allora il prefetto ha detto, devono entrare tutti, e sono entrati, ma ci ha guadagnato il Vicenza? Sì, forse ci ha guadagnato quell'euro a biglietto, ma dovete sapere che quegli stessi ex curvaioli alla fine della partita hanno contestato ferocemente, tanto da chiamare i carabinieri sul terreno di gioco per controllare le loro mosse. Dunque non è che proprio questi fossero degli innocentelli. Ma perché questi, e concludo, reclamavano? Mi viene da ridere. Reclamavano per lo stesso motivo per cui si reclama a Reggio: via il presidente. Ma mentre questi signori gridavano via il presidente, io mi ricordavo il Lillo Foti vattene, un collega in tribuna stampa ha detto sì, via il presidente, e al suo posto chi viene a mettere i soldi per il Vicenza? Come vedete, la barzelletta che il nord e il sud sono differenti non vale neanche per il calcio.